L'importanza dei servizi pubblici, questo c'è un incontro alla Rocca di Legino e da anni che dibattete sul tema della sanità, sul tema del trasporto pubblico, la scuola, diverse le criticità, e farete anche uno sciopero a luglio, quindi quali saranno i temi principali dell'incontro di oggi? Intanto questa mattina abbiamo deciso di, come facciamo di solito, di mettere in campo un'iniziativa insieme a circa 200 delegati della CGIL di Savona e di tutta la provincia, non soltanto della pubblica amministrazione e della scuola, che sono, diciamo, le categorie che più di altre gestiscono i servizi pubblici, ma anche con tutte le altre categorie, perché pensiamo, e lo ribadiamo con forza, che la partecipazione dovrebbe essere uno dei temi fondamentali su cui anche altri, soprattutto la politica, si dovrebbero interrogare. Siamo ormai l'unica, penso, organizzazione con tanti problemi, ma l'unica organizzazione che riesce a mettere ancora insieme centinaia di persone, di lavoratori, pensionati, disoccupati come la nostra. Questa mattina vorremmo focalizzare l'attenzione sull'importanza dei servizi pubblici, perché sul territorio continuano ad essere depotenziati, continuano ad essere drammaticamente chiusi o continuano ad essere privatizzati. Mancano all'appello circa 1200 lavoratrici e lavoratori per garantire alla nostra provincia, al nostro territorio, servizi pubblici dignitosi, non soltanto sanità, anche se l'articolo 32, la salute, quindi la sanità, è uno dei primi, ma qui stamattina parleremo di prefettura, questura, ufficio delle dogane, PSAL, appunto ASL, vigili del fuoco, scuola, 1200 lavoratrici e lavoratori che mancano all'appello nel silenzio più assordante delle istituzioni locali. E siccome né il presidente della provincia di Savona né gli amministratori locali su questo sono molto attenti, non rimane che farlo a noi. Questa mattina lo iniziamo a fare con i nostri delegati, nelle prossime settimane vorremmo coinvolgere le associazioni, la società civile e appunto tutte le comunità. E poi sarà anche previsto un incontro col prefetto? Assolutamente sì, siccome la diminuzione dei servizi rischia di mettere in difficoltà migliaia di cittadini, l'ultima in ordine di tempo è la volontà da parte dell'INPS addirittura di ridurre la presenza degli uffici in Val Bormida, Carcare e nel Finalese, abbiamo chiesto al prefetto di intervenire. Incontreremo il prefetto il 4 di luglio prossimo, la settimana prossima, li chiederemo e lì, come dire, sosterremo che pretendiamo risposte da tutti questi enti, perché davvero c'è il rischio che non soltanto la sanità sia il punto di non ritorno, ma tantissimi altri servizi pubblici fondamentali.